che più volte mi è capitato che i personaggi mi uscissero con le tette all'aria o comunque con un bel mandingo tra le gambe. Cioè, avete presente un ognomo con i capelli di Deku? Ecco questo. Quindi con la cacca addosso ho cliccato su genera immagine. Cioè, signori, ma che figata è questa intelligenza artificiale? Ma io la uso per farmi porno. Buongiorno a tutti, membri della Galassia del Nord. Oggi siamo qui con un nuovo video a tema intelligenza artificiale. Come funziona questo format lo capirete molto presto. Dato che lo scorso episodio vi è piaciuto abbastanza, ho deciso oggi di riproporlo con i personaggi di My Hero Academia. Allora, il sito che utilizzo io ha dei crediti limitati, ovvero 100 per ogni mese su un singolo account. Io in questo momento ho più di un account iscritto al sito. Ovviamente l'iscrizione è completamente gratuita, cioè già ve lo specifico. Tuttavia questi 100 crediti finiscono molto molto facilmente. Così il sito offre una possibilità per non comprare altri crediti, ovvero un referral link. Io in questo momento vi ho messo in descrizione, è il primo proprio link che trovate, il mio referral link. Se voi cliccate su questo link e poi vi iscrivete al sito, praticamente ricevete 100 crediti in più, quindi 100 immagini in più da poter fare voi, e ne ricevo 100 in più da poter fare io. Di conseguenza voi ne avreste 200, io ne avrei 100 in più. Questo equivarrebbe a più contenuti più frequentemente. L'iscrizione si fa tramite account Google, di conseguenza se avete più account Google nonché più email potrete appunto fare l'iscrizione più e più volte, di conseguenza anche guadagnare molti più crediti. E niente, mi aiutereste veramente tanto. Già la scorsa volta c'è stato qualcuno che ha fatto questo procedimento e lo ringrazio veramente tantissimo. Quello che dovreste fare voi è semplicemente cliccare sul link e poi sulla schermata se vi fa iscrivere così, ok, altrimenti fate login e mettete il vostro account Google. E il bonus viene dato lo stesso perché voi vi siete iscritti tramite quel link. Poi se qualcuno di voi avesse il piacere di far vedere le proprie immagini create, beh, avete solo da inviarmele e io le inserirò nel prossimo video. Detto ciò, ma cosa abbiamo combinato oggi? Cosa abbiamo cazzo combinato? Allora, quando uno pensa a My Hero Academia, secondo me pensa un tantino a Deku, nonché il protagonista. Ho inserito la descrizione del personaggio sul sito, ovviamente in inglese, però dopo diversi tentativi ho constatato che non riusciva ad essere il Deku che volevo. Di conseguenza ho messo un'immagine di riferimento ed ecco qui il risultato che ne è uscito. Finalmente quei capelli verdi broccoli sono usciti fuori, perché prima mi uscivano dei capelli simili, ok, ma marroni. E io ovviamente volevo che fossero verdi, di conseguenza ho dovuto faticare un po'. Deku è l'unico personaggio in cui ho messo un'immagine di riferimento. Ho provato a fare, oltre che stile anime, anche fotorealismo. Ed è uscito qualcosa di aberrante, quindi non ve lo farò mai vedere. Cioè, avete presente un ognomo con i capelli di Deku? Ecco questo. Dunque, dopo Deku, non si può direi non pensare a Bakugo. E questa volta devo dire che mi è andata molto bene, non ho messo nessuna immagine di riferimento e al primo tentativo mi è uscito questo. Al di là di quello che potrebbe esserci dietro, guardiamo il davanti, devo dire che come somiglianza con Bakugo ci siamo abbastanza, solo che è un Bakugo un po' adulto. Ciò che ho notato da questa intelligenza artificiale è che propone persone che sono o bassissime o altissime, cioè la via di mezzo è difficile da trovare. Oppure sarò io che, nonostante tutti i miei esperimenti, non sono ancora riuscito a giungere alla risposta. Dopo Bakugo chiaramente c'è Todoroki. Il problema qual è? Io avevo già capito da diversi miei esperimenti in passato che chiedere all'intelligenza artificiale di fare capelli di due colori sarebbe stato molto difficile, specialmente per come li volevo io. Di conseguenza l'ho presa come andata e Todoroki è uscito con i capelli rossi. Nonostante io avessi messo il costume di Todoroki, me ne è stato creato uno molto elegante che non avevo messo assolutamente. Non c'era neanche la parola elegante o comunque qualcosa che ricordasse un portamento del genere. Quindi su Todoroki secondo me c'è delusione forte, perché comunque è molto diverso dalla descrizione che avevo dato. Alla fine ho detto non posso bruciarmi tutti i crediti per Todoroki e Midoriya, di conseguenza andiamo avanti. Qui arriviamo all'angolo delle ragazze e la prima ragazza che viene in mente con My Hero Academia è sicuramente Ochako Uraraka. Signori, quando ho dato l'ordine di creare Uraraka ho proprio visto Diva di Overwatch. Vi giuro però è uscita veramente bene come reinterpretazione, secondo me è molto figa. Ma io anche l'altra volta ve l'ho detto, con le ragazze l'intelligenza artificiale è più forte, non capisco, perché poi vedrete anche dopo che cosa succederà. Comunque sia, mi piace anche più dell'originale, se devo essere onesto. Forse toglie un po' quell'idea del costume di Uraraka che sembra un po' un coniglietto, però a me onestamente frega cazzi, cioè mi piace di più così. Se con Uraraka ci è andata bene, che cosa sarebbe mai potuto accadere con Momo? Ecco, io ho messo la descrizione e avevo paura.
paura, perché più volte mi è capitato che i personaggi mi uscissero con le tette all'aria o comunque con un bel mandingo tra le gambe. Quindi con la cacca addosso ho cliccato su genera immagine e sorprendentemente, cavolo, è uscita questa immagine qui che sembra proprio la più simile fino a questo momento, forse la più simile in generale tra quelle che ho fatto, al personaggio. Ha cambiato solo leggermente i vestiti, cioè lei, cioè, è cazzo uguale. Così ho pensato, ma se me l'ha fatta così bella, perché non provare a farla anche con il fotorealismo? Perché non so se l'ho mai detto, ma ci sono tre stili diversi disponibili. E col fotorealismo andiamo, signori, andiamo! Mamma mia, ma poi sembra vera, cioè, sarà anche per quello che si chiama fotorealismo. No, comunque se io vedessi sta foto direi, ma questa tipa qui esiste. Cioè, veramente, veramente brava l'intelligenza artificiale, quando appunto riesce a creare bene quello che vuoi. Ma i più memer staranno aspettando tre nomi in particolare, io vi dico che li ho creati tutti e tre. Il primo è ovviamente All Might. Ebbene, ho messo la descrizione di All Might, non mi aspettavo granché, però comunque sì, è uscito un bell'uomo molto forte, ho fatto ovviamente la muscle form, non era assolutamente quello che mi aspettavo, forse avrei dovuto descrivere meglio la sua tuta. Però sapete che spacca c'è sto personaggio, vederlo in un fumetto americano, devo dire che non mi farebbe strano. Ovviamente ho provato a ricrearlo dicendo ispirati un pochino di più magari al vestiario di Superman, non lo so. Se c'è All Might non può mancare direi All For One. Allora, All For One è stato veramente complicato, ho fatto diversi tentativi ma vi giuro forse più di Todoroki e di Deku. L'unica roba è che c'ha delle robe strane sul viso come se fossero tatuaggi barra cicatrici nere e al collo lunghissimo. Non lo so, non mi convince proprio molto. Ma arriva il meme più meme di tutti. Signori, ho provato a far ridisegnare Nomu. Nomu ovviamente ho preso quello standard, possiamo dire, quello affrontato da All Might nella prima stagione. Già quando ho dovuto scrivere che aveva il cervello esposto, ho detto, qui forse non uscirà proprio come me lo immagino, perché non so fin dove si spinge l'intelligenza artificiale con i contenuti. Quelli sessuali li fa tranquillamente. Infatti se non avessi specificato che aveva i pantaloni, mi era uscito un bel mandingo gigante. Comunque raga, sembra veramente un cattivo dei fumetti americani. Cioè, ma poi che addominali ha? Cioè, sono degli addominali questi qua che non è esistono, cioè non possono esistere. Però raga, io farei veramente un fumetto americano dove c'è questo qua come cattivo e c'è All Might che fa l'eroe. O comunque All Might potrebbe essere un po' un antieroe in quel fumetto. Il nuovo Bakugo potrebbe essere il figlio di All Might, essendo che c'è questa somiglianza, sono entrambi biondi, insomma hanno dei tratti simili. E Bakugo è gay. Ma trattiamo quella che so che tutti quanti avreste voluto vedere in questo video, nonché la nostra supereroina della menomazione, Mirko. Allora, ho messo la sua descrizione, ho detto qua ci sono veramente troppi dettagli, sicuramente esce fuori una cacata, perché spesso magari per modificare un pochettino il design bisogna togliere qualche dettaglio barra aggiungerne qualcuno, dipende un po' com'è il testo, ed è uscita questa cosa che devo dire secondo me è molto interessante, anche perché ha preso quei tratti che avevo scritto, che ritenevo appunto più importanti. L'unica cosa, avevo detto che la carnagione dovesse essere scura, ma vabbè, comunque sia, ci sta. L'intelligenza artificiale è forse razionale? Vi posso spoilerare di no, perché qualche personaggio immaginario di colore l'ho già creato. Io ho detto, se me l'ha fatta così bene, perché non provare a farla con il fotorealismo? Ed ecco qui Mirko nella sua seconda versione, che è molto molto simile a quella di Horikoshi. Cioè, signori, ma che figata è questa intelligenza artificiale? Ma io la uso per farmi porno. The end. Io non vedo sinceramente l'ora di provare a fare nuovi personaggi per capire che cosa diavolo uscirà fuori. Comunque sia, io per questo video ho finito, onestamente. Non c'è nessun altro personaggio, anche perché mi sarebbe piaciuto fare Oaks, ma avevo esaurito i crediti, quindi... Quindi, signori, vi rinnovo la proposta di andare in descrizione e cliccare su quel link. Detto ciò, io vi saluto per questo video, vi ringrazio per la visione, vi chiedo che cosa ne pensate di queste creazioni. E nulla, noi ci rivecchiamo alla prossima. Un salutones.